Una superficie di oltre 1500 metri quadrati nel quartiere di Barra, bonificata e restituita alla città, ospita da oggi la nuova isola ecologica comunale. È la settima realizzata sul territorio e resterà aperta 7 giorni su 7 per portarvi soprattutto quei rifiuti che non possono essere smaltiti normalmente con il porta a porta o nei cassonetti. Ingombranti, elettrodomestici, olio da cucina, abiti dismessi, scarti di potature e tanti altri materiali. Dobbiamo sempre migliorare, non vogliamo più vedere le strade sporche, piccoli cumuli di rifiuti. Non ci accontentiamo di aver risolto l'emergenza rifiuti. Napoli sta e deve diventare sempre più un modello anche dal punto di vista ambientale. Adesso non ci sono alibi, nel senso la differenziata si estende sempre di più ovunque, bisogna far crescere il senso civico, ma i segnali sono importanti e la risposta dei cittadini è sempre più bella. Costruito recuperando un'area da tempo oggetto di scarichi abusivi, il nuovo centro di raccolta è di tipo semplificato e sorge in via Mastellone di fronte all'Istituto Comprensivo Rodinò. Questa mattina all'inaugurazione ha partecipato anche un gruppo di alunni ai quali il presidente di ASIE, Raffaele Del Giudice, ha spiegato alcune regole per il corretto conferimento dei rifiuti. Sia gli scarrabili sia le campane sono dei materiali ignifughi, sono nuovi, hanno delle bocche molto più comode, abbiamo fatto degli adesivi magnetici per il risparmio della carta e per il riutilizzo delle attrezzature. Insomma, qui abbiamo condensato anche un po' di tecnica, abbiamo condensato un po' di ricerca, quello che la nostra città merita e quello che noi con l'aiuto dell'amministrazione, perché sta facendo dei grandi sacrifici, stiamo facendo. Stiamo favorendo queste isole ecologiche cosiddette semplificate, cioè semplificate perché vengono fatti con cassoni, con bassi costi, e ne faremo anche quelle diciamo più complesse, quello che è possibile anche fare delle attività informative, educative con le scuole, però questo era un luogo di degrado e di abbandono fino a pochi mesi fa, a ridosso di una scuola, e credo che questa sia la migliore risposta. La nuova isola ecologica, alla quale seguiranno quelle di Via Pigna e di Via Campano, resterà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 14. Qui è possibile conferire tutto il materiale, siamo aperti sia la domenica sia il sabato a titolo gratuito e qui è tutto gratuito, quindi non c'è più alibi, le cose non si abbandonano per strada, si possono portare qui, compreso l'olio esausto.